Io vi parlerò di mindfulness e psicosomatica, un approccio per il benessere e la consapevolezza globale. Inizierei parlandovi di che cos'è la psicosomatica, ossia con psicosomatica intendiamo proprio tutte quelle relazioni che avvengono tra il corpo e la mente, ma non solo, anche proprio tra la mente e il corpo. Nel passato con la psicosomatica venivano inclusi praticamente tutti quei sintomi corporei a cui non si riusciva a dare una spiegazione con la medicina tradizionale, insomma. E quindi venivano inclusi anche praticamente tutti quei sintomi e patologie che erano principalmente considerate... Non si sente? Erano considerate quelle patologie che si sviluppavano principalmente a livello gastrico o magari a livello cutaneo. Ad oggi il termine psicosomatica è un termine molto più ampio e è una disciplina molto più integrata che intende ogni processo vitale che avviene nel corpo. Ogni processo vitale infatti porta proprio a un cambiamento non solo della zona che viene interessata da quel processo, ma all'interno di tutto il corpo. E quindi possiamo avere magari alcuni cambiamenti a livello di neurotrasmettitori nel cervello che possono andare a influenzare il nostro carattere, piuttosto che invece anche il nostro temperamento, addirittura quando siamo ancora nella pancia della nostra mamma. E quindi proprio ci sono alcuni agenti stressogeni anche in gravidanza che influenzano direttamente la vita del feto che poi arriverà al mondo. La psicosomatica intende quindi la connessione non solo tra mente e corpo, ma tra tutti gli elementi, quindi tra mente e corpo, ma includiamo anche lo spirito, che con spirito possiamo inserire sia tutta quella parte che alcuni chiamano anima, alcuni chiamano essenza, ma più scientificamente possiamo anche chiamarle emozioni, oppure tutto quello stato interno di integrità e consapevolezza e coscienza di sé, che invece è importantissimo e ci guida praticamente costantemente, quotidianamente nella nostra vita. Ancora più ampio è invece il concetto di psicosomatica olistica, che vede proprio tutti questi elementi, quindi mente, corpo, emozioni e la nostra integrità, la nostra identità profonda, connessa invece a tutto il resto che ci circonda ed è praticamente olistico e in questo caso quasi sinonimo di globale. Globale proprio come richiama il nome del nostro evento, non solo perché è un evento che coinvolge tante discipline e coinvolge sia la mente che il corpo e appunto questa dimensione più interiore, ma perché quando una persona si avvicina alla propria integrità, alla propria identità profonda, riesce quindi ad essere molto più connesso alle persone che gli sono attorno. Il cambiamento, quello di cui vi parlavo all'inizio, avviene proprio quando la persona cambia. Ogni persona è un piccolo mondo che può dare un campo di energia agli altri. E non si parla di energia in senso di fantascienza, parliamo proprio di energia fisica, energia quantistica, cioè ognuno di noi emette campi elettromagnetici da ogni parte del corpo, ogni particella che ci compone ha un campo elettromagnetico. La psicosomatica olistica integra proprio le nuove conoscenze in campo proprio di scienza, di fisica, di medicina, ma invece le antiche pratiche tecniche che andavano a lavorare molto di più sul corpo rispetto a come siamo abituati ai giorni d'oggi. Questa concezione del campo dell'energia che noi emaniamo permette proprio questa diffusione di quello che siamo noi all'altro. Proviamo a pensare ad esempio a tutte le scoperte della fisica quantistica per quanto riguarda l'entanglement, che sostengono che quando due particelle che prima erano in isolamento si incontrano, cambieranno per sempre la loro forma.
Quindi possiamo provare a pensare in una concezione più ampia di noi come esseri umani formati da miliardi di queste particelle. Proviamo a pensare come noi possiamo influenzare il cambiamento delle particelle di una persona che incontriamo anche solo con uno sguardo. E quindi questa è la psicosomatica olistica, ossia prende veramente in considerazione tutto quello che siamo come persona, andando a esplorare, a far conoscere alla persona stessa che la pratica, che si va da un professionista per farsi aiutare per qualsiasi problema o anche solo per un benessere che vuole trovare migliore di quello che sta sperimentando. Come può portare un cambiamento non solo per se stesso, ma anche all'interno della famiglia, anche all'interno del lavoro che fa, anche all'interno della vita che conduce di giorno in giorno. E quindi proprio per questo il cambiamento avviene da una persona basta per diffondere questo cambiamento. E proprio la concezione stessa e reale della naturalezza umana è quella della collaborazione e della cooperazione. E quindi la psicosomatica olistica arriva proprio ad ampliare questa concezione di mente, corpo e integrità per andare a diffondere un benessere che non è solo dell'individuo, ma è proprio globale. E una delle tecniche principali, pratiche, non mi piace chiamarla tecnica, della psicosomatica olistica è la mindfulness, di cui io mi occupo personalmente. E in particolare la mindfulness non è una tecnica, una pratica, ma è uno stato mentale, principalmente nasce proprio come stato mentale, una parola che significa coscienza piena, consapevolezza, ed è uno stato che la persona può sentire all'interno di se stessa. Tutta la parte della pratica permette di avvicinarsi ed arrivare a quello stato. Quindi ognuno di noi può in qualsiasi momento della giornata o magari della sua vita aver provato uno stato di mindfulness. La pratica serve proprio a mantenerlo costantemente, in modo che tutto quello di cui vi parlavo prima, della psicosomatica olistica, si possa diffondere il più possibile e che il benessere che sente quella persona possa rimanere. Qualsiasi emozione sia in circolo, qualsiasi vissuto abbia vissuto quella persona, le esperienze di vita, con la mindfulness, proprio con la coscienza viva che va ad affiorare attraverso la mindfulness, la persona si sentirà integra e sentirà questo profondo senso di identità che va ad ampliarsi naturalmente all'interno. E la mindfulness come pratica inizia a diffondersi più o meno una quindicina di anni fa, grazie alle ricerche di Kabat-Zinn, che è un biologo e che ha applicato per la prima volta una meditazione all'interno degli ospedali. E la mindfulness infatti è una pratica che deriva dalla meditazione vipassana buddhista ed è quindi di per sé una vera e propria meditazione che adesso si sta ampliando e diffondendo anche in ambito scientifico. Ad oggi ci sono all'incirca 1400 ricerche scientifiche che dimostrano gli effetti benefici di questa pratica e che vanno a agire su più livelli, quindi vanno a agire su proprio il sistema endocrino, a migliorare il sistema immunitario, a migliorare la coerenza del campo cerebrale, quindi di tutte le onde cerebrali che emette il nostro cervello a seconda delle zone che vengono attivate di volta in volta. Ma non solo, la persona che pratica mindfulness ha anche una sensazione di benessere psicofisico che è molto diversa da una sensazione normale, è una sensazione veramente di integrità. E come avvicinarsi al significato reale della propria vita, che poi non è un punto preciso, la caratteristica principale della mindfulness è il non aspettarsi,
Tra tutti, dopo gli studi di Kabat-Zinn, si sono sviluppati diversi approcci di mindfulness che hanno però in comune tre elementi principali. Il primo è l'attenzione al respiro, quindi il respiro come proprio il veicolo per portarci in contatto con il nostro mondo interno, ma soprattutto all'inizio con le nostre emozioni, quindi sentire e percepire tutto quello che noi magari a volte blocchiamo un pochino anche all'interno del corpo. Il secondo punto principale è l'attenzione al momento presente. Quante volte nella nostra giornata, nella nostra vita, stiamo sul passato o sul futuro, mentre ci perdiamo tutto quello che avviene nel momento presente, che non è solo magari tutto quello che vediamo, ma è anche come noi siamo in quel momento, a livello di sensazioni interne nel corpo, a livello di emozioni, anche a livello del vissuto di quel momento. Quindi è tutto, torna ad essere tutto globale. La mindfulness porta a vivere quel momento presente, ossia cosa sta succedendo istante per istante. E un'altra delle principali benefici della mindfulness è che va a ridurre un po' quel chiacchiericcio mentale che noi abbiamo di solito. Essendo la nostra società un po' tanto mentale, noi siamo costantemente attivati da pensieri che ci portano spesso a pensare a futuro o passato e un po' a distaccarci da quello che stiamo vivendo nel presente. Questo chiacchiericcio mentale, andando a alleggerirsi, porta invece a vivere finalmente in uno stato di presente, che magari non è costante, perché ognuno magari vive emozioni piuttosto che altro, e ci sono dei condizionamenti che continuano a portarci dietro, magari dall'infanzia, che si attivano automaticamente, volontariamente. Ma quando sappiamo che cos'è lo stato di mindfulness, che abbiamo una pratica che possiamo seguire, possiamo tornare immediatamente al momento presente. Grazie. E quindi a sentire che cosa sta succedendo in questo momento. In particolare, quello di cui mi occupo io è l'approccio di mindfulness psicosomatica. È stato elaborato dal dottor Montecucco a Bagno di Lucca, e ho avuto io lì la mia formazione, e in particolare la differenza rispetto agli altri approcci, rispetto all'approccio di Kabat-Zinn, è che ha un accento particolare sul corpo. Quindi non è solo la pratica della mindfulness intesa come sperimentare in staticità, quindi in meditazione statica, quello che si sta sentendo attraverso il respiro, ma ci sono anche tutti dei movimenti ed esercizi che vanno a sciogliere tensioni nel corpo e quindi a rilasciare anche tutta la tensione che abbiamo accumulato con gli anni o magari in un certo periodo. Quello che posso dirvi è che la mindfulness è possibile praticarla veramente in ogni momento e si può praticare, tutti possono praticarla. E quindi più che una tecnica, che una pratica, è veramente un'opportunità per chi la pratica, per chi la segue, di vivere in un modo diverso, di vivere l'esperienza della propria vita, della propria coscienza in un modo diverso, quindi veramente più integrato, più ampio, e che va poi a creare veramente quella società di cui parlava Erwin Laszlo nel video, una società di interconnessione, perché una volta che noi apriamo il nostro mondo, non c'è più la struttura, non c'è più il carattere, siamo semplicemente noi, c'è veramente un'integrità che chi la prova si accorge che è totalmente diversa da quello che ci si può aspettare di essere. A volte che ci chiediamo costantemente chi siamo, ma ci fermiamo ad uno stato di apparenza, di quello che abbiamo vissuto fino a quel momento come nostro carattere, nostra persona. E invece quello che siamo all'interno lo lasciamo sempre un po' da parte.
ed è in realtà quello che ci accompagna, e chi siamo è proprio un po' più in profondità rispetto a quello che noi ci raccontiamo normalmente, in quello che diciamo di noi: sono una dottoressa, sono una psicosomatista, sono qualsiasi cosa. E invece c'è una profondità, un senso di identità che, una volta aperto, io vi sto parlando della mindfulness, ma naturalmente ognuno di noi preferisce una pratica piuttosto che un'altra per arrivare a questo stato. Una volta aperto questo stato, ci si riconosce all'interno, ed è un riconoscimento vero, reale. E personalmente ho visto tanti cambiamenti anche all'interno dei gruppi che conduco, all'interno delle persone che vengono in studio da me, e il cambiamento è tanto, è proprio un cambiamento che la persona quasi non si accorge di fare, perché è spontaneo, perché non è forzato ed è molto delicato. E quindi la mindfulness porta proprio a questo. Vi ringrazio dell'attenzione. Se avete qualche domanda, sono a disposizione per qualsiasi cosa. Anche da parte mia, se c'è qualche domanda. Sì? Se uno volesse approfondire questo discorso, si può fare solo in via personale, oppure sono attivati, non so, dei gruppi o un discorso personale tra interessato e terapeuta? Allora, oggi pomeriggio ci sarà un gruppo esperienziale alle 15 con me. E quindi saremo in sala Mosaici, e quindi c'è questa possibilità. Altrimenti, per oggi abbiamo purtroppo concluso le sessioni individuali di mindfulness, perché abbiamo avuto tante prenotazioni. E io sarò disponibile per sessioni di consulenze gratuite presso lo studio della dottoressa Martinez giorno 22 maggio, dalle 14 alle 19. Giusto? Sì, ok. E quindi lì si potrà avere una consulenza individuale per comprendere un po' il percorso che si può fare. La differenza tra il gruppo di mindfulness e l'individuale di mindfulness è che il gruppo ti porta a sperimentare la pratica e a sperimentare il cambiamento che avviene naturalmente, quello di cui parlavo prima. È un cambiamento che avviene naturalmente perché noi andiamo a toccare uno stato di mindfulness. E quindi ogni volta che riusciamo ad avvicinarci a questo piccolo stato, ampliamo la nostra conoscenza e la nostra coscienza soprattutto. Il gruppo ha un grandissimo vantaggio, che è un gruppo, e quindi c'è il campo del gruppo, e questo aiuta tanto a sentire. Per alcune persone è un po' più difficile invece, perché magari nel gruppo non riescono a esprimere o a far uscire quello che sentono. Dipende dalla persona, da persona a persona. Per quanto riguarda il trattamento individuale, naturalmente è personalizzato, e quindi c'è un percorso che la persona segue fin quando si sente di aver voglia di seguirlo, di aver voglia di approfondire questo stato. E soprattutto si riesce nell'individuale ad andare invece a toccare dei punti, dei vissuti, ma anche delle esperienze che la persona ha fatto diversamente da come si fa nel gruppo. Quindi è un po' questa la... ci sono diversi... dipende un po' dalla persona, da cosa sta cercando, insomma. Se un'esperienza più personalizzata, individuale, per andare magari a capire un pochino le tematiche che ha voglia di affrontare, o se invece magari trovare uno stato di benessere e quindi continuarlo. I gruppi io li ho attivi praticamente dallo scorso gennaio, quando ho aperto lo studio a Torino in via Amadeo, e li faccio gruppi di mindfulness una volta a settimana. È attivo praticamente da sempre, sì. Adesso saremo lì sarò presente fino a giugno, e da settembre mi sostituirà la mia collega, la dottoressa Arbia, che ha avuto la mia stessa formazione. Via Amadeo. Amadeo, sì. Mi lascio il numero? Sì, due. Non ci sono
Le lascio, guardi, può trovare il volantino. La brochurina è questa. Ok, grazie. Ci sono altre domande? Interessi? Uno vuole fare sì? La prego, okay. Posso però una domanda banale? Abbiamo parlato di consapevolezza di sé, abbiamo parlato di integrazione verso gli altri. C'è un aspetto però che mi sfugge, nel senso che buono assolutamente il percorso, ma nei confronti degli altri spesso tu devi utilizzare un sistema di difesa, cioè non sempre puoi essere quello che sei realmente, perché ti devi anche un po' difendere. Cioè, non c'è sempre nell'interazione, non c'è sempre un altro che è sereno, sincero. Quindi c'è anche in questa tecnica c'è anche un po' un aiuto per difendersi, per comunque, o comunque riuscire a relazionarti in modo anche protettivo per te. Allora, tante cose. E quello che sento un po' dalle sue parole è che questo devo è una grandissima protezione. La mindfulness porta ad abbattere le protezioni, perché quello che noi ci siamo costruiti fino adesso è un grandissimo muro verso la nostra identità. Quando noi riusciamo ad essere veramente integri all'interno della nostra amorevolezza, del nostro, perché poi il nostro centro, il nostro sé, in psicosomatica viene situato al centro del petto, che corrisponde al cuore psicosomatico. Quando noi riusciamo a stare su questo punto, non c'è più bisogno di difendersi. C'è un'amorevolezza, c'è un'accoglienza, c'è un'apertura che ti permette di vivere la tua vita, ma anche quello che gli altri portano di se stessi in modo diverso, ma perché comprendendo che è l'altro che lo sta portando e tutto il giudizio che a noi arriva dell'altro, che noi ci siamo creati su di noi, quando siamo veramente presenti, ossia quando siamo integri in quello stato che riusciamo a starci, svanisce, non c'è più giudizio. Non c'è più un confronto con l'altro o una competizione con l'altro. Si comprende che l'altro semplicemente è fatto in quel modo e non ha voluto magari intraprendere un proprio percorso e magari non lo farà mai il proprio percorso, ma io l'ho fatto e io con la mia apertura posso portare il cambiamento. E quindi con quello che sono io porto il cambiamento ed è veramente dimostrato questo all'interno delle famiglie molto conflittuali, nelle coppie anche, a volte succede proprio questa cosa, quando uno dei due si apre a quello che è poi un'amorevolezza profonda, che è l'essenza stessa dell'essere umano, quando arriviamo a questo punto l'altro fa un cambiamento e magari a noi a vederlo adesso, a pensarci adesso, può essere minuscolo, no? Piccolissimo il cambiamento dell'altro. Però c'è il cambiamento. E il cambiamento più grande avviene su se stessi. E non c'è bisogno veramente di difese. È chiaro che a volte il percorso non è facile. Vi assicuro, sulla mia esperienza, che il percorso di andare a togliere tutti quei muri, tutte quelle resistenze che ci siamo creati, anche se abbiamo avuto una bellissima vita, anche se abbiamo avuto delle belle esperienze, nessun trauma, o comunque tutto molto positivo. Ognuno di noi vive in modo particolare ogni esperienza e quindi se la vive magari con uno stato d'animo, con un'emozione o magari con pesantezza, va a creare una parte di quel muro di cui parlavo prima. Quando noi andiamo a toglierlo, le resistenze non ci sono più. Ed è tutto molto più naturale. È difficile concepirlo, ma quando si prova è molto, molto naturale, molto spontaneo questo. Ho risposto più o meno? Sì. È importante star bene con te stesso per star bene con gli altri. Prima di tutto.
e poi le porte si aprono, è sicuro. L'ho avuta esperienza io personalmente e poi anche aiutando tutte le persone che ho aiutato in questi anni. E ho avuto delle risposte bellissime, molto molto belle, ve lo assicuro. Grazie. Chiedo scusa, volevo fare una domanda che non vuole essere assolutamente provocatoria, ma mi serve per capire meglio. Allora, tra il mindfulness e la psicoterapia, esistono analogie? Se sì, quali? E quali sono le differenze? Grazie. Allora, la mindfulness non è una psicoterapia, è totalmente un'altra cosa. Non è proprio una terapia, nel senso che la mindfulness è una pratica, non va a curare la persona, ma va proprio ad aprirle un'altra concezione della propria vita, quindi va a aiutarla ad aprirsi alla vita, non va a curare un sintomo, non va a curare uno stato patologico, quindi non si occupa di psicopatologia, non si occupa di patologia psichiatrica, insomma, si occupa proprio della parte sana della persona per recuperare tutte quelle che sono le sue risorse. Esatto, si focalizza sulle risorse della persona e come quelle risorse possono essere utilizzate per andare in uno stato di profondità e di percezione del sé, quindi andare proprio a riscoprire chi c'è dentro, insomma. Grazie. In essere o al gruppo da in essere che la riguarda, è possibile aggregarsi in qualsiasi momento o c'è un percorso da fare insieme che porta a fasi differenti? E la seconda domanda è se è un percorso che è auspicabile e consigliabile frequentare in coppia o possibile frequentare in coppia? Ok, allora intendi i gruppi che faccio in studio? Sì, sì, okay. Allora, i gruppi, si può iniziare il gruppo in qualsiasi momento. Questo perché? Perché la pratica della mindfulness propone un percorso che è un percorso interno della persona. Quindi quello che io sono nel momento in cui conduco una mindfulness è semplicemente veramente un accompagnatore. Quindi vi accompagno a quello che può essere la vostra esperienza interna. Di volta in volta ogni mindfulness è diversa soggettivamente, è diversa per il campo che si crea nel gruppo, è diversa anche a seconda di quello che io riesco a percepire del gruppo e del campo del gruppo. Non mi ricordo l'altra domanda. Se è auspicabile o possibile. In coppia, ok. Quindi io direi il gruppo di mindfulness si può iniziare in qualsiasi momento. Io normalmente, per chi è già un anno e mezzo, anche di più, due anni che pratica mindfulness, propongo delle sessioni in gruppo, insieme agli altri che lo praticano già da tempo, che sono un pochino più intense e vanno invece a lavorare sui movimenti del corpo. Quindi piano piano che si inizia a entrare in uno stato di mindfulness un po' più intenso, un po' più reale, diciamo, si può iniziare ad andare a sciogliere praticamente quella parte che è più tesa nel corpo, in modo che poi durante la pratica della mindfulness statica si riesce a far fluire, insomma, l'energia, le emozioni, i vissuti che si hanno in quel momento. Per la coppia si può fare, nel senso che la mindfulness è soggettiva, non c'è bisogno di avere un contatto piuttosto che stare vicini o altro. Quando si lavora, si pratica la mindfulness, ognuno pratica su di sé. Ci sono poi degli approcci che prevedono proprio invece più individualmente, cioè più individualmente con la coppia intera, insomma, un percorso di coppia di mindfulness in cui si permette alle due persone di sentirsi reciprocamente, quindi creare un campo comune tra le due persone. Permette quindi lo sviluppo anche di una relazione migliore, perché si inizia a sentire molto di più dei sentimenti, delle emozioni e comprendere anche l'altro. Grazie.
parlerei e non è così. Allora, quello di cui parlerei è il protocollo MBSR, che è Mindfulness Based Stress Reduction, che è il protocollo creato da John Kabat-Zinn, di cui parlavo nell'introduzione. Il protocollo prevede anche una giornata intensivo di mindfulness ed è un po' diverso, nel senso che lui ha creato questo protocollo proprio per essere ristretto e per essere studiato, quindi aveva bisogno di poche sedute e vedere i benefici in quel tempo. E quindi questo protocollo è stato portato poi qui, è stato diffuso in ambito clinico, è stato diffuso negli ospedali e tra gli psicologi, però è molto strutturato ed è molto più ristretto. Chiaramente, da tutti gli studi che si sono fatti, questo protocollo porta ai benefici di cui vi parlavo prima. E gli studi sono principalmente sui benefici che porta a livello fisico e psichico. Quindi il protocollo MBSR, quello delle 8 sedute, sì, ti fa entrare in contatto con uno stato più interno di integrità, ma un pochino lo alleggerisce, diciamo. La mindfulness psicosomatica punta proprio un pochino più sulla consapevolezza del sé, quindi dell'integrità, per andare ad ampliare la visione olistica. Grazie. Ma io volevo dire, porto una testimonianza. Io ho partecipato a quel protocollo in azienda, è un corso di formazione, io lavoro per un'azienda sanitaria e ci hanno dato la possibilità di partecipare a un corso di 8 sedute. Quindi devo dire che è stato importantissimo per noi operatori col pubblico. Grazie. Ci sono altre domande, curiosità, esperienze? Sì? Volevo sapere se oggi pomeriggio c'è ancora spazio nel momento che... Quello delle 15? Sì, c'è ancora posto? E se c'è la necessità di avere un abbigliamento particolarmente comodo, si può venire? Si può venire come si è, non c'è problema, perché la pratica è comunque quella che proporrò oggi, è la pratica statica. E quindi avremo dei tappetini, potremo scegliere se stare seduti sui cuscini, se stare sdraiati sui tappetini oppure seduti sulle sedie. La cosa che ci tengo sempre a dire sulla mindfulness che conduco è che è veramente sentirsi per quello che succede in quel momento. Quindi non c'è una posizione che io obbligo a mantenere, ma ascoltare il corpo, che cosa succede nel corpo se mi va di sdraiarmi, se mi va di stare seduto per terra o sulla sedia. Quindi a seconda di quello che si sente. Questo è importante perché va a seguire proprio che cosa ogni persona porta con sé, insomma. Sì? Se volete, sì. Ci sono ancora molti posti in realtà, però se volete iscrivervi potete iscrivervi. E... sarà dalle 15 alle 16 e un quarto. Grazie. Se no... ci sono altre domande, curiosità? Sì. Ma volevo chiedere, qualcuno ha finito un percorso in un momento particolare, in grado di poter eseguire questi a casa, semplicemente questi esercizi, questo raggiungimento di benessere tranquillamente con un proprio a casa? Allora, se si è, nel senso non diventare operatore ma farlo su di sé, sì, giusto? Sì. Ok. Allora, sicuramente lo si riesce a portare in ogni attività della vita quotidiana, nel senso la mindfulness essendo uno stato lo si riesce a portare veramente cioè la consapevolezza la si porta quando si cucina, quando si apre la porta, quando ci scorre l'acqua della doccia addosso, quindi ogni momento diventa mindfulness in quel senso lì. In più io do la possibilità a chi partecipa ai gruppi o magari chi parteciperà al gruppo di oggi, le darò le invitazioni,
di avere delle registrazioni audio mindfulness condotte da me che sono online, oppure io invio ogni persona che mi chiede, perché ogni volta che faccio un gruppo registro la mindfulness che sto conducendo, e quindi c'è anche la possibilità di sperimentarlo a casa tranquillamente, insomma, nel momento in cui la persona può, perché a volte non si riesce tanto a spostarsi da una parte all'altra, e quindi c'è anche questa possibilità, insomma. Sì? Io non conosco la mindfulness come l'ho mai praticato, ho sentito parlare, però da tantissimi anni faccio la meditazione yogica, di yoga, quindi la conosco bene, e mi chiedevo, sentendo parlare, noto alcune somiglianze, no? Allora mi chiedevo se ci sono qual è la differenza, quali sono le somiglianze. Allora, difficile, perché di yoga ce ne sono veramente tanti tipi. Esatto, ci sarà tra... adesso, il Alberto Stivo, che parlerà proprio dello yoga e diversi aspetti. Quindi, principalmente, entrambe si focalizzano sul respiro. La mindfulness è un respiro libero, non forzato, non portato a sentire in alcuni punti piuttosto che in altri, ma semplicemente sentire soggettivamente in quel momento, percepire che cosa sta succedendo. Quindi la mindfulness dà un pochino più l'accento anche alle emozioni e a che cosa si sente nel corpo, rispetto a una meditazione yogica che magari ti dà l'indicazione di ascoltare, mentre la mindfulness è un po' più indirizzata a far ascoltare l'emozione e magari a farla emergere anche, cioè lasciarla libera, non farla emergere, proprio lasciarla libera di potersi esprimere quell'emozione. Va bene, grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande, proiettiamo un video. Ok, proiettiamo un video che parla della coscienza globale planetaria, e creato anche questo da dottor Montecucco, che è stato mio insegnante, e potrete capire un po' di più anche la parte dell'interconnessione di cui parlavo io prima, e Erwin Laszlo nell'introduzione col suo discorso. Grazie a tutti. Io sono la terra, la grande vita, la grande coscienza che tutto anima, in cui tutti esistete e vivete. Per 4 miliardi di anni mi sono evoluta. Ora sono giunta al momento più importante della mia crescita, la realizzazione della coscienza globale. Le razze umane si sono interconnesse e si fonderanno in una grande società umana, consapevole e armonica. La nuova civiltà potrebbe nascere nel dolore e nella sottomissione. Oppure nell'amore e nella consapevolezza. La storia della Terra è un video. Ogni essere umano in questo momento cruciale di cambiamento si trova a decidere quale vita vivere. E ogni singola decisione condizionerà il destino del futuro globale. L'essere umano è dotato di autoconsapevolezza e può diventare cosciente dei propri istinti più fisici, delle proprie emozioni, della propria parte creativa, scientifica o artistica,
ma soprattutto può realizzare un livello profondo di consapevolezza che ci permette di contribuire alla creazione di un'intera società globale. Quando il cervello superiore è in comunicazione coerente con i due cervelli primitivi, si può generare la coscienza globale, l'autoconsapevolezza di sé, ossia la percezione della nostra identità profonda e del nostro valore intrinseco come individui, base essenziale della dignità umana di essere ciò che siamo. Le ricerche delle neuroscienze mostrano che quando la coscienza primaria istintivo-corporea del cervello rettile è profondamente connessa con la coscienza emotiva-affettiva del cervello mammifero e con la coscienza mentale superiore del cervello umano primitivo, si genera la coscienza globale di sé, che attraverso la pratica della meditazione si sviluppa sempre più, diventando il nucleo centrale della nostra vita. Due persone in stato di normale consapevolezza sono poco sincronizzate tra di loro, mentre in uno stato di autoconsapevolezza sono altamente sincronizzate, in uno spazio di empatia e collaborazione. Questo succede anche nei gruppi di persone, quando passano da uno stato di normale consapevolezza a bassa coerenza ad uno stato di autoconsapevolezza. Essi sincronizzano le loro onde cerebrali e si sentono parte di un gruppo più amorevole, unito e sinergico. Queste sono le basi di un modo differente di vivere e lavorare in una società globale. La trasformazione della coscienza personale rappresenta un processo che dalla singola persona si riflette a livello collettivo e ci porta verso una società più matura, più evoluta e consapevole. La globalizzazione nasce da un sentimento di unità, da una percezione di essere cittadini della Terra, di essere parti di un'unica umanità, di essere elementi attivi di una cultura globale. La globalizzazione è un processo evolutivo che nasce dalle forme più primitive di vita. Nelle evoluzioni, i grandi salti sono stati determinati nel momento in cui molti sistemi viventi si sono riuniti in unità di livello più elevato. Quando miliardi di particelle e fotoni si uniscono tra loro, formano il primo atomo. Quando miliardi di atomi organizzati tra loro si fondono in un'unica rete, generano la prima cellula vivente. Quando miliardi di cellule evolute e comunicate tra loro si uniscono in un'unica rete, si genera il primo animale. Quando miliardi di esseri umani, in contatto tra loro, col cuore e con l'anima, si alleranno in un'unica rete, si creerà la civiltà globale. Questa curva esponenziale di evoluzione della consapevolezza rappresenta la principale risorsa per contrastare la parallela curva esponenziale negativa di distruzione ecologica e sociale. Il grande salto verso un'unità planetaria è la grande sfida dell'umanità in questo momento storico. Il progetto Gaia vi offre degli strumenti e delle esperienze di consapevolezza, in modo che ognuno di voi possa sentirsi un elemento attivo, creativo di questo grande momento epocale di trasformazione verso una società globale più etica, pacifica e sostenibile. Ognuno di voi è fondamentale in questo momento storico, ognuno di voi può scegliere di portare più amorevolezza, più consapevolezza alla propria vita e così contribuire al cambiamento dell'intera società globale. Io sono una coscienza planetaria di estrema intelligenza, armonia e saggezza. E voi siete parte di me. Essere cittadini di un mondo globale, pacifico e sostenibile è il vostro diritto. Questa è la vita che vi spetta. Il vostro presente è già il vostro futuro. Fate diventare questo mondo un paradiso. Grazie a tutti. Avete sentito parlare del progetto Gaia? Ne parlerò domani pomeriggio alle 15. Il progetto Gaia è praticamente la mindfulness con tutte le pratiche, tecniche psicocorporee portate all'interno delle scuole o comunque all'interno degli asili nido, scuole materne, primarie, secondarie e superiori fino all'università. E quindi
portare un pezzettino di queste pratiche anche subito dall'inizio, per permettere anche ai bambini, ai ragazzi, di mantenere uno stato che in realtà noi abbiamo fin da sempre, fin da bambini, e che poi tendiamo un po' a bloccare. E lasciamo la parola a Alberto Stipo, che parlerà di yoga e diversi aspetti della personalità.